Ah, ok. Ma con molta fatica. Non so dove minchia stanno andando, perché stanno andando da soli, raga, veramente. Non lo so dove cazzo stanno andando. On my way. Si stanno girando, non continuano a non capire il perché. Ciao Red, bentornato, come stai? Il gioco si chiama Frozenheim e stiamo testando i problemi mentali che ha. Gioco fatto molto bene, però ancora la fase dei movimenti delle truppe e dell'orientamento è veramente una merda. Tipo la nave si è incastrata adesso. In barca ha pure acqua. Allora, ti sei girato, devi tornare alla posizione di prima. E che cazzo, dai. Dai, forza che ce la fai, dai. Impegnati. Dai, su. Allora, siamo riusciti a fare scendere loro. Quindi, in un certo senso, riusciremo a fare scendere gli altri. È un RTS. Non fare domande. Quale domande? Ma porca di quella zozza. Aspetta, proviamo a muoverci, raga, veramente. Allora, 5 sono riusciti a farli scendere. O meglio di 4 squadre sono scese. Oh, è partito il bruco. Forza. Tutto, ragazzi, per evitare che queste barche vengano utilizzate dal nemico. Vai qua. Forza, girati. Indica direttamente la terraferma. Vediamo se riescono. Sì, ora schianta sull'altra imbarcazione. Ovviamente. On my way. E dai, cazzo! Allargati, allargati un pochettino. Dai, che ce la fai, dai, che ce la fai, dai, che sbarchi! Su, forza, ragazzacci. Su. No, niente, ragazzi, mi sa che si può sbarcare soltanto in un angolo della mappa. Ho cliccato 1000 volte qui prima. In un certo senso sono riuscito a farli sbarcare. On Adesso non my way. sbarcano più. Niente, lasciamoli sulla barca, raga. Pazienza. Cioè, abbiamo perso un sacco di uomini. Tipo questi. C'è sempre una squadra che rimane indietro. Cavatappi. E già 4 vichinghi ci sono. No, vabbè, ma ora questi ragazzi me li porto qua. E almeno li uso via terra. Invece di due imbarcazioni nemiche, almeno sappiamo che ne abbiamo una soltanto contro. Perché prima ci ha fregato, il gioco ci ha fregato. Perché avevo spostato tutto l'esercito qui per fronteggiare il nemico che si trova qua sopra. E poi quando avevo tutto l'esercito stanziato qua, con le barche sono venuti a invadermi e farmi il culo da quest'altra parte, che adesso però vado a ostinare a bloccare direttamente con le truppe qua. Non li faccio As you sbarcare, wish. anche se loro ci tenderanno. Ok, ragazzi, voi andate qua sopra. E voi pazienza, fate così. Vediamo se riuscite a sbarcare qui. Dovrebbero migliorare di più il comando relativo alle imbarcazioni, veramente penoso. Quindi gli scout sono molto veloci, qui ci sono delle truppe nemiche che adesso andremo a fronteggiare. Vediamo se sbarcano. Mettili più lontano possibile. Ok, sono sbarcati, va bene. La nave mi sa che ha preso vita propria. Perché gli avevo dato l'ordine prima di spostarsi lì e si è spostata. Ok, voi andate lì. Boh, più lontano possibile, ragazzi. Dovrebbe garantirmi un minimo di successo. Se ti sei portato dietro un cavatappi. Ma la domanda principale è come faranno dopo ad uscire con le barche da quell'ingorgo. Sono usciti ugualmente. Io qua c'ho l'esercito piazzato lì. Che so assai, raga.
E poi devo riuscire in qualche maniera a fargli il... Glielo devo distruggere sto villaggio, raga. Io gli devo distruggere tutto. Che prima, con la scusa che mi stavano attaccando, non ho letto qual era la missione. Sì, sono vichinghi, Red, sì. Frozenheim. Termine decisamente nordico, che richiama tantissimo il gioco che è uscito pochi mesi fa, Valheim. Siamo sempre là, Valhalla, Vichinghi, Odino, Pollino. Ciao, Cioè io ho selezionato gli arcieri e chi caricano? Caricano ovviamente. Vabbè, questa io continuo a non capirla, raga. Però fa parte del gioco. Cioè io do l'ordine agli arcieri e quelli che si muovono a combattere sono gli Axemen. Ok, adesso superato questa fase, cioè l'occhio di Odino, dovrebbe partire la missione. Che nemico mi viene a rompere i coglioni, come ha fatto prima. Ok, vedete ragazzi? Lo Jarl ha bisogno di te. Vai a Let's fronteggiare i rouse them nemici. Vedete ragazzi, sono già imbarcati. Ovviamente stavolta abbiamo un bel po' di uomini qua. Fai aggressivo comportamento. Stanno arrivando. Certo, hanno fatto delle bagnarole stavolta, però. Ok. L'alternativa l'ho trovato ugualmente, ragazzi. È bagnarole. Chissà che se mi attaccano pure dal ponte. Cioè, ho visto il sentiero un po' aperto. Però vediamo. Forza, vai, fategli il culo. Sono gli scout con le bagnarole. Ok. La rage di prima. No! Mamma mia, sono lenti. Giustamente dovrei distruggerli. Raga, vedete, continuano a produrre navi. Sti bastardi. Oh. Fottete, dategli fuoco al... Dovevo distruggere io, ovviamente, la generazione di unità. Vabbè, adesso vado a farmi di nuovo un bell'esercito, visto che comunque abbiamo le risorse. No, vabbè, ma dove cazzo sono passati questi? Da... Ma come cazzo? Vabbè, raga. Vabbè, ok. I got it. Minchia, però dai. Dai. È tutto terra. Qua dormono. Giustamente. Imbarcazione si è sorpreso ugualmente. Ah, troppo convinto, raga. Ma vabbè, ma erano 8 squadre, ragazzi. Devi metterli in passiva, difensiva e non attacco. Di nuovo sono passati, raga. Di nuovo. Ma prendono per il culo. Vediamo un po'. No, mi tocca fare. Prima di fare quell'obiettivo mi devo pezzare unità ovunque. Unità ovunque, raga. Ok. Non attaccare. Non attaccare. Ma meno male che il gioco mi dice hai un esercito stronger. Cioè, ma fanno cagare allora le mie unità. Scusate, eh. No, non puoi costruire. Nel gioco c'è la palizzata di legno come ce l'hanno i nemici, però. Qua non ci so. Yahoo!
per muoversi, perché se hanno bisogno 6 mesi. Allora, dividiamoci e cerchiamo di difendere sta costa. Così. Allora, continua ad avere poca gente. Va bene, allora, facciamo una bella cosa. Più grande di così. Ma quando cazzo devo farlo questo esercito? Cioè, le risorse, ragazzi, vabbè, non mancano, quindi posso farmi veramente di tutto. Però, beh, credevo che il mio esercito fosse già di un certo livello. Perché di cibo ne ho un bordello, di ferro ne ho... Cioè, ho un bordello di cose. L'unica cosa che mi manca, ragazzi, sono gli abitanti. No, no, non ne posso fare, non ci sono difese. Cioè, non posso fare nient'altro. Cioè, il primo livello, ragazzi, la prima missione, credevo veramente in qualcosa di molto più facile rispetto a questa... Cioè, io non so se posso costruire... Allora, io ho fatto questo. Sto upgrade. Windows 8 tecnologie di... Questo che cazzo faceva? Mo dice Mystic, tecnologia di 3 rune per sbloccare questo upgrade. Non ce l'ho, le rune. Sbloccano 8 tecnologie in Elder Hall per fare questo update, ma non ce l'ho. Cioè, The Elder Hall non esiste tra quelli che posso fare. Cioè, non c'ho niente. Le case, il druide c'è qui, il pozzo dell'acqua ce l'ho pure, la felicità pure. Questo, ragazzi, me ne faccio un altro per sicurezza. Lo faccio qui. Allora, dai. Ok. E andiamo, continuiamo a reclutare, raga. Cioè, non posso fare niente perché l'esercito è veramente vasto. Certo, costruire altre case al confine. Questo, mi tocca fare questo. Devo farmi un super mega accampamento alla fine. Il nemico quando arriverà troverà una schiera di case. Case popolari. E poi sarà facile dargli fuoco. Però nel contempo, ragazzi, posso creare un percorso prestabilito. Sto pensando, ragazzi, che la strategia buona è quella di piazzare tutte le truppe anche qui. In questo portale, o comunque dentro sto corridoio, dall'alto, massacrarli con le frecce, un po' alla Stronghold, fare un po' di difesa in questa maniera, ma non devono arrivare da altre parti, ragazzi. Continuo allora a costruirmi imbarcazioni, cazzo, che gli ho fottuto le imbarcazioni e sono arrivato ugualmente. La cosa che mi sorprende di più è questo. Ok, ho un grandissimo esercito. Ma la cosa che mi stupisce che il mio esercito attuale, cioè questi, non sono nulla a confronto dell'esercito che hanno loro. Sono troppo forti. Cioè, ho visto che comunque a livello di danni io ero un rapporto quasi 2 a 1 e mi hanno massacrato. Per non parlare che qua sono sbarcati 3 squadre di scout e mi hanno ammazzato tutti. Certo, poi sono passati pure da questo lato. Vabbè, però lasciamo perdere. Continuiamo a generare case e soldati. Non mi resta nient'altro. Il mio limite è questo cerchio celeste, ragazzi, che non posso assolutamente varcare. Allora, vediamo se posso fare altro. Allora, lui il legname lo prendeva lì, ma lascia perdere perché ormai non ce n'è più. Recupera questo spazio. Loro recuperano sta pietra, che ne ho un casino. Loro producono il ferro. E ci sta pure. Qua cosa c'hai?
Sto notando, la foresta qui si è rigenerata. La foresta, dopo un po', se non gli costruisci nulla, si rigenera, raga. Perché mi ricordavo che qui avevo boscato io. Se non ci costruisce niente, è ritornato, ho visto spuntare un albero da nulla. Quindi viene rigenerata. Ok. Sto cercando di farmi un sto piccolo assedio. Vediamo se riusciamo. Vedo 20 su 20 abitanti. Team limit. 20 unità. Adesso siamo addirittura 21. Allora, ragazzi, sapete cosa faccio? Vediamo se posso licenziare qualche unità. Per cui sto scout. Se c'è licenzia. No. Vabbè, non mi interessa. Vabbè, ce lo teniamo. Mamma mia. Che cazzo è successo? Ok. Quelli che ho recuperato prima le unità, cioè quante sono? Quattro squadre di uomini di Odino, gli Axemen. Posizione aggressiva. Vabbè, lasciali neutrali, dai, neutrali. Neutrali però dovete combattere, cazzo. Appena vedete il nemico, attaccatelo e cerchiamo di farlo fuori. Allora, faccio così, ragazzi. Loro li mando qua a morire, così li posso mandare a casa. Fateli fuori. Gli arcieri, ragazzi, non fanno un cazzo. Kill them all. Ragazzi, ma veramente sono morti come il pane ed erano. Allora, arcieri. Loro li mando qua. Prima di osservare quella torre, questi li mando dal druido. Perché l'obiettivo parte quando guardo quella torre lì. Che è ovviamente guarda dal Watchtower. Ok. Loro. Allora, le unità, quelle ferite mi interessano. Uno. Ho capito che realmente questa è l'esperienza, ragazzi. Qui ci sono tre. No, che sono feriti. Vabbè, li mando tutti indietro. Tutti. Andati qua dal druido. E mando loro quattro avanti. Ciao Dalila! Buon pomeriggio. Scusate ragazzi, sto perdendo questo tempo, però realmente dobbiamo superarla sta missione. Ho raggiunto il massimo di Grindavik, che è l'estensione massima del limite, appunto, del team limite 20. Così, nel frattempo queste truppe si rigenerano. Queste qua dovrebbero difendermi dall'attacco massiccio di quelli che sbarcheranno. Vi aspettiamo. Ci impiegheranno un bel po', raga. Qua si scontreranno. Proviamo in un certo senso a riuscire a superarla sta fase. A meno che non devi perderla per forza. Perché non ha senso perderla per forza. C'hanno ste barche piazzate lì. Avranno un bordello di risorse. Perché comunque il mio obiettivo poi sarà quello di distruggere questo, lo Jarl Homestead. Cioè il loro cuore cittadino, la casa dello Jarl, quartier generale. Stanno arrivando? Sono arrivati? Ok, sono arrivati. Loro vanno dal druido a guarirsi.
E li rimandiamo avanti a ostacolarli nel tragitto. Una domanda è: ma tu sei l'invasore? Sai che non l'ho capito. Non credo di essere un invasore. Ancora questa è una sorta di faida tra clan di vichinghi. Non stiamo invadendo nessuno. Diciamo sicuramente, siccome vedono crescere il mio potere, una volta aver avuto i favori di Odino, i clan nemici, quel clan nemico ci dichiarerà guerra proprio per distruggerci. Per evitare appunto questo stratagemma della gola che ti arrivano con le navi, ti fa nel culo così almeno perdi, come abbiamo già visto. Ok, queste ammazzo, anzi. Ok, abbiamo tutti la salute massima. Ok. Sì, è una faida tra stessi membri del clan diversi, ma razza uguale. Un po' una sorta di... Andiamo, per diventare tutti gruppo 1 non si può. Ok.